Buongiorno a tutti, sono Francesca Palmonella, dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale Cleva Rabino di Genova. Vorrei spendere qualche parola a proposito della collaborazione che il nostro istituto ha messo in atto con l'Ordine degli Architetti della provincia di Genova a proposito dell'attività di alternanza scuola-lavoro. Che cos'è l'alternanza scuola-lavoro? L'alternanza è un pacchetto di ore che gli studenti di tutte le scuole superiori, istituti tecnici, licei e professionali, devono spendere simulando un'attività di tipo lavorativo per meglio favorire il futuro ingresso nel mondo del lavoro ed essere già preparati sulle dinamiche che possono incontrare. Ovviamente, essendo architettura per il nostro indirizzo architettura ambiente lo sbocco principe, la facoltà d'elezione per quanto riguarda le iscrizioni universitarie dei nostri studenti, ci è sembrato opportuno ricercare la collaborazione dell'Ordine degli Architetti di Genova. Devo dire che questa collaborazione ha funzionato in maniera eccellente, c'è stata una gentilezza, una disponibilità, una professionalità veramente spesa nel seguire i nostri ragazzi con pazienza, con attenzione, portando a risultati interessanti. Abbiamo l'anno scorso, ad esempio, messo insieme una mostra con i lavori dei ragazzi molto visitata che ha suscitato l'interesse anche della stampa. Sono fiduciosa che una collaborazione del genere potrà andare avanti con reciproca soddisfazione, anche perché un'alternanza svolta in questo senso è veramente un'alternanza ben spesa. Sono Libretto Fieschi, sono il vicepresidente della Fondazione dell'Ordine degli Architetti e vorrei sottolineare che uno degli scopi della Fondazione è dialogare non soltanto con i colleghi ma anche con il resto della cittadinanza, organizzando e promuovendo attività in collaborazione con altre associazioni, con altri enti, con altre istituzioni. Quindi quando abbiamo ricevuto da parte del Liceo Artistico Cleva Rabino l'invito a seguire i ragazzi nel percorso di alternanza scuola-lavoro, abbiamo ritenuto che fosse un'ottima occasione proprio per instaurare una collaborazione con la quale mettere in atto questo programma di partecipazione e di condivisione. E i rapporti con la scuola sono stati ottimi, voglio ringraziare tutti, e i risultati anche sono stati molto soddisfacenti. Come anticipava la preside, l'anno scorso abbiamo affidato ai ragazzi dei temi progettuali che abbiamo poi esposto in una mostra. Però diciamo questa esposizione poi è durata una giornata e quest'anno abbiamo deciso di realizzare dei filmati proprio perché mettendoli poi sui nostri siti e anche su YouTube e su altre piattaforme, diciamo questi documenti possono rimanere sul web per un tempo indeterminato, quindi diciamo dare testimonianza del lavoro fatto e costituire anche eventualmente un database per altre persone che avessero bisogno in futuro di sviluppare altri progetti. Sono Cleva Toscano della Fondazione dell'Ordine degli Architetti e anche quest'anno abbiamo collaborato con il liceo Cleva Rabino per l'alternanza scuola-lavoro e abbiamo fatto un ottimo lavoro con i ragazzi. Siamo partiti da una serie di proiezioni che avevamo fatto di video di Becca Lemoine che hanno descritto delle architetture moderne molto iconiche in maniera piuttosto libera e illustrate dalle persone che ci abitano e ci lavorano. Quindi sono architetture moderne un po' rese più accessibili al giudizio comune. Quello che ci interessava è che i ragazzi potessero acquisire uno spirito critico nei confronti di questi edifici e che potessero avvicinare l'architettura moderna di Genova, che per lo più è abbastanza poco conosciuta. Quindi ci interessava che i ragazzi facessero un lavoro di avvicinamento a questo patrimonio che c'è nella città e che acuissero il loro spirito critico anche ascoltando chi ci vive e ci lavora, perché in realtà non bisogna dimenticare che l'architettura ha come primo destinatario il cittadino comune, e questo ci sembrava un passaggio importante. I ragazzi hanno lavorato, credo, anche divertendosi e hanno affrontato il tema al meglio con delle interazioni appunto sul luogo, raccogliendo impressioni varie, critiche, anche positive, e questo li ha sicuramente aiutati a farsi un'idea più precisa del mondo in cui comunque vivono. Sono Federica Alcozer del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'Ordine degli Architetti e in questa esperienza di quest'anno di alternanza scuola-lavoro abbiamo
proposto una serie di architetture presenti a Genova, di architettura moderna e contemporanea, dando l'occasione ai ragazzi in primo luogo di conoscere una parte di città che a volte non viene focalizzata, non viene letta nel dettaglio, e contemporaneamente attraverso appunto questo lavoro di redazione di filmati, costruzione di filmati, una riflessione su alcune architetture che dal progetto hanno, come dire, sono diventate parte della città, sia dall'esterno dell'utente urbano sia dall'interno da chi le abita. Abbiamo scelto e proposto quindi gli edifici di edilizia residenziale, pubblica e non solo, degli edifici legati all'istruzione come la facoltà di architettura, piuttosto che dei siti museali conosciuti certamente a tutti i ragazzi, ma probabilmente mai prima di questa esperienza, questo lavoro, letti e analizzati nel dettaglio, come il Museo di Sant'Agostino, Davide Chiossone, il Galata, l'Acquario e così via. Il lavoro di raccontare queste architetture apparentemente già note a molti dei ragazzi è stata l'occasione di sforzarsi di capire quale può essere l'insieme degli strumenti che un architetto deve mettere in campo nella propria attività professionale, pur riconoscendo che sono studenti di liceo e quindi il loro percorso ad ottenere tutti gli strumenti necessari per diventare architetti sarà sicuramente lungo e ancora complesso. Questo ambiente qui, con questo tipo di soffitto, l'inquinamento acustico è notevole perché non si possono settorializzare gli ambienti, bisogna lasciare open space, ma il rimbombo delle voci è abbastanza fastidioso, quindi c'è questa difficoltà. Anche se è molto bello,
Però poi d'estate soprattutto, ma anche d'inverno, il condizionamento e il riscaldamento non riescono a opporsi molto al freddo o soprattutto al caldo del sole che batte direttamente. Noi abbiamo messo delle pellicole oscuranti per dare un pochino più di isolamento termico, ma non riesce a farlo molto. Quindi da un punto di vista estetico è molto gradevole, da un punto di vista funzionale è un pochino meno. A isolare perché sono serramenti, più che altro anche di antica concezione, per cui con questo alluminio si trasformano quasi in un frigorifero d'inverno. Ed estate, da questa parte che batte anche un po' il sole, gli ambienti si scaldano molto. Abbiamo messo l'impianto di funzionamento, insomma, un po' a fatica, ma riesce a tenere la. Non sapevo che si chiamasse Palazzo Fassio, però lo ricordo bene perché era la sede del giornale XIX, il secolo XIX, per cui insomma, oltre ad avere un'insegna decisamente significativa, mi è capitato negli anni 80, credo fine anni 80, primi 90, di entrarci proprio perché avevo in qualche modo, per il mio mestiere, dovevo andare al giornale. E ho avuto sempre una bella impressione perché comunque questa architettura razionalista ha un certo qual fascino su di me da sempre, anche se è un'architettura di potere, però insomma, soprattutto in Italia ha lasciato dei segni meravigliosi, penso alla stazione di Firenze o altri luoghi davvero importanti. E anche nella mia piccola città qui ci sono dei segni razionalisti piuttosto interessanti, per cui un bell'effetto. Ogni volta una mia insegnante mi diceva: quando cammini per strada ricordati di alzare sempre la testa, per cui per me è naturale quando passo di lì alzare la testa e guardare questo edificio. È stata molto svilita l'architettura del razionalismo in un certo periodo, nel periodo in cui studiavo soprattutto. Questa piazza era quasi considerata una piazza costruita da palazzinari per un certo periodo di tempo. In realtà è una delle massime espressioni dell'architettura che ci sono a Genova. Era previsto un edificio pubblico dal bando del 33, no? Il bando del 33 poi l'ha vinto Morozzo della Rocca insieme ad altri. In realtà Danieli era arrivato secondo e nel 33 guerra, quindi hanno concluso e nel 50 hanno ricominciato la costruzione che è stata finita nel 58. Però la cosa interessante è che lì non hanno più fatto un edificio pubblico, hanno fatto un edificio che lo chiamavano anche abitazioni giardino, perché in realtà è un po' più basso degli altri, c'è cioè il giardino e piano terra e è un blocco più bello che c'è. Quando
qua addirittura parlano del fatto che ci fosse un campo da baseball e un grande prato, un campo da baseball che è stato lasciato lì con gli edifici ancora mezzi costruiti per tanti anni, no? E addirittura qualche leggenda vuole che quei due pali della luce fossero i pali della luce del campo da baseball, ma non ci credo granché. Io vivendoci dico con certezza che è uno dei posti dove mi trovo meglio di tutti gli uffici che ho avuto in assoluto, ma non per il discorso vista, perché secondo me sono abitazioni e luoghi veramente ben disegnati. Poi ci sarà qualcheduno che non la pensa così. È una piazza sul mare, beh, era chiamata così, no? Non Piazza Rossetti. È una piazza sul mare che è abbastanza unica. Non c'è Trieste, vabbè, altro stile. Però quando tu arrivi con la nave, col traghetto, tipo momento suggestivo all'alba e vedi questa piazza, quando entri dici che bella città. Non mi è mai capitato di vedere Piazza Rossetti e di dire, no? Non è come quando entri da Ponente dalle fabbriche a Genova, ma quando entri con la nave e vedi Piazza Rossetti, vedi una bella città. Quindi io non mi sono mai sentito di parlare male, di dirmi proprio in assoluto. In base alla richiesta della Fondazione dell'Ordine degli Architetti, abbiamo creato un cortometraggio sulla Facoltà di Architettura di Genova. Questo è uno dei monasteri principali dell'area. Questo ovviamente è stato modificato durante vari periodi, fino ai tempi più recenti, dove è stato deciso di trasformarlo in sede del Dipartimento di Architettura per bonificare completamente l'area e quindi permettere anche di avere un centro universitario servito per dare valore all'area del castello, che era stata abbandonata anche durante la guerra. È evidente che questa struttura è molto complessa. Degli spazi comuni, moltissimi spazi comuni a diversi piani, a aule diversificate, una buona biblioteca, e una parte informatica e di computer che ormai è sempre più importante, seguita e funzionale. È un ambiente veramente bello all'aperto dove puoi ridere e scherzare anche durante le pause e divertirti. Allora, cose brutte non ci sono, aspetti negativi. Aspetti negativi,
io sono molto entusiasta. Secondo me non ce ne sono aspetti negativissimi. Alcune aule sono troppo fredde e alcune aule sono troppo calde. Non hai abbastanza spazio, hai la classica classe da 140 in cui ci stanno 100 persone e basta. C'è soprattutto il fatto che sia appunto nel centro storico di Genova, quindi anche raggiungerla mi fa sempre piacere, passeggiare per il centro storico e vedere la città vecchia, e quindi questo. Poi vabbè, la vista che si ha di tutta Genova, il mare. A me personalmente trasmette allegria, felicità, cioè non è come andare a scuola, al liceo, che quando ero lì fuori guardavo la scuola quasi non mi veniva voglia di entrare. Quando invece sono qua e vedo che è anche una bella giornata, il giardino, appunto il verde intorno, mi viene quasi voglia di entrare a progettare e fare qualcosa qua dentro, appunto. Passione per l'architettura, questo è il legame più grande che mi fa rimanere qua e che mi fa studiare architettura e che mi fa apprezzare questo posto, principalmente. Questo fabbricato è costruito secondo i principi di Le Corbusier. Questa che vediamo qui è il percorso architettonico che Le Corbusier metteva nelle sue unità d'abitazione, così come pure anche le finestre a nastro, i pilotì, il piano libero con i pilastri, il tetto giardino, eccetera, eccetera. Riteniamo che questo edificio sia un edificio molto importante per l'architettura moderna di Genova. Per come è disposto sul terreno, per come fa cornice alla città, per come è costruito secondo dei principi che noi tutt'oggi apprezziamo. Piano di questo palazzo è vuoto, un camminamento. Ogni inquilino ha le chiavi, se io volessi andare a trovare una persona di un altro civico non devo scendere giù, ma posso tranquillamente passare attraverso il quarto piano. Dopo 8 anni posso dire che si sta bene, è un posto intanto nel verde, silenzioso, c'è un bel senso di appartenenza da parte di quelli che abitano qua. Lo trovo
un incanto, nel senso che io, appartenendo a una struttura di 600 metri, se mi siedo davanti alla finestra non ho questa percezione, mi sento sospesa sulla città e se mi volto ho il confine della città, perché dall'altra parte ho il bosco con tutti i sentieri dove partono per i forti. Mai di guardare il panorama. E posso garantire che è uno di quei posti che ti dà dei riferimenti, come la chiesa, il tabaccaio, ma ci sono quelle cose che si trovano anche magari nei piccoli paesi, quindi è un posto ideale per tirar su una famiglia. Posso solo dire cose buone del Biscione. Le cose forse negative esistono nella mente delle persone che hanno vissuto epoche diverse, dove questo era un quartiere difficile, ma parlo di 40 anni fa, 30 anni fa, quando io ero bambino si percepiva. Forse prima che nascessi era un posto complicato, ma era l'Italia in quel periodo che era complicata di suo. Casa Littoria Rionale Nicola Bonservizi, nota a molti come la Casa del Soldato, fu costruita negli anni 1936-1938 dall'architetto genovese Luigi Carlo Daneri. L'architetto fu molto influenzato dallo stile razionalista di Le Corbusier, caratterizzato dalle finestre a nastro, il tetto terrazzo, i pilotti e soprattutto dall'utilizzo del cemento armato, tipico di quel periodo. Sempre seguendo la corrente razionalista, Daneri costruisce l'edificio basandosi sulla pianta libera, che permette di avere ambienti più spaziosi, luminosi e aperti. L'edificio erge su 4 piani, come si può vedere da via Chichizzola, dove si trova l'ingresso secondario annesso al giardino, mentre dall'ingresso principale di Piazza Sturla l'architettura sembra svilupparsi unicamente su un piano sopraelevato. Nel progetto iniziale, la casa fu adibita a sede del Partito Nazionale Fascista e nella facciata principale si leggeva PNF, Federazione Fasci di Combattimento, Casa Littoria Nicola Bonservizi. Erano le famose case del fatto. Sì, esatto. La casa del fatto, con la casa del popolo e ora la casa di nessuno. Certo. Io lo direi al sindaco, perché non lo dai incomodato tutto a dei giovani? I ragazzi che sanno fare i muratori, se la aggiustano, gliela lasciano per 20-30 anni e ci vivono benissimo. Invece che lasciarla lì abbandonata, sai quanti ce n'è? La finestra ha spaccato le porte. Dentro hanno rotto tutto, poi come se non bastasse è crollato il muro di ore dietro.
è distrutta. Se non la mettere a posto presto, con tutta la terra che è venuta giù, qui marcisce tutto lì dentro. E da quant'è che è così, in queste condizioni? Da quant'è? Dal fine della guerra, dagli anni 40. La sera c'è un gruppo di ragazzini che come divertimento scavalcano, vanno dentro, spaccano tutto. Le finestre vedi che sono spaccate, erano tutte belle chiuse, erano sane. Solo a ripulirla. So che il comune voleva farci un centro, volevano farci tante cose, come le solite cose, quando si vuole far tanto non si fa mai niente, no? Guarda, l'ideale sarebbe prendersi questo pezzo di terreno, pulirlo e farci il parcheggio. Metti qui davanti con uno sgabellino, con la fame di parcheggio, cioè in questa zona, alla fine della sera i tuoi 400-500 euro te li fai. In Eritrea, in Asmara, nato e cresciuto. 23 anni, avevo un titolare, ha visto l'odore di guerra in Eritrea, dopo tanti anni lui, anche lui ha passato. Volontariamente non volevo lasciare il mio paese, ho detto di no. E poi dopo un anno è tornato, mi ha detto in Italia, se vuoi venire con me, perché c'è un albergo in via Fieschi a Genova. Sono dei problemi che ancora da infiltrare, ma il comune continua a dire i soldi non ce l'abbiamo, quindi però... Piano piano con dei reclami sono stati risorti le parecchie cose. Anche esteticamente questo che siamo entrati il portone, prima era un portone alla sbarra, sembra il carcere di Marassi. Visto con le sbarre che siamo entrati, sì. Tutto era anche il portone, era uno di essere graffiati. Anche macchine, qui? Dal 86, giugno dell'86. Thank you.
Allora, ci troviamo nella parrocchia del Tabernacolo, è una chiesa, possiamo dire, abbastanza nuova, è stata consacrata nel 1982. Qui in realtà un tempo si voleva fare un tempio di adorazione, un centro di adorazione eucaristica, però poi si è fatta questa parrocchia che porta il nome del Tabernacolo, un nome che non c'è quasi in altre parti d'Italia. Al padre Costantino, che ha costruito altre chiese qui a Genova e in altri posti d'Italia. La chiesa, come vedete, è molto grande, è una chiesa molto moderna, ma allo stesso tempo rispecchia il tempio classico. La nostra tiene una capacità di circa 700 persone sedute, ecco, non ci sono colonne, il che crea di questo tempio è, direi, un luogo particolare per le celebrazioni. La comunità è una comunità attiva, non è molto grande come parrocchia, ma è una comunità molto attiva e c'è una grande unità tra tutti noi. Ci sono tanti simboli, tante cose che, ma adesso magari non abbiamo il tempo, l'opportunità di spiegare tutto. Ci sono delle vetrate molto semplici, ecco, che danno alla chiesa un certo colore, in modo particolare quando il sole entra di fronte. Abbiamo creato altre piccole vetrate e così sta prendendo una linea, direi quasi quasi una piccola basilica cattedrale. Comunque forse le immagini possono dare un aspetto migliore che le mie piccole parole. Sono il viceparroco, sono padre Daniel e da novembre sono arrivato da poco in parrocchia, per cui sto anche scoprendo la bellezza di questo luogo sacro. E davvero la bellezza è un termine forte qui. Mi capitava tra le mani uno scritto di padre Ruggeri, Costantino Ruggeri, architetto insieme ad altri, che ha guidato la costruzione di questo tempio, in cui parlava dell'importanza per l'artista, per lui anche in questo progetto, del luogo sacro dell'architettura come riflesso della bellezza di Dio, dell'eternità di Dio, e attraverso di essa avvicinare a Dio coloro che vi partecipano nella preghiera, nei sacramenti. Ed è qualcosa che davvero si recepisce quando si arriva in questo luogo, qualcosa di cui posso anche dire io, che è stata la mia impressione. Poi ci sono anche cose curiose, anche il fatto per esempio che la pianta della chiesa sia a forma di cuore, cioè questo vuol dire tanto. E ovviamente avendo delle mura che costeggiano, no? Che tracciano questo cuore e tracciano delle linee curve, e c'è anche la particolarità che tutta la struttura ovviamente si adegua a questo, ed è raro trovare il muro dritto anche nelle nostre stanze, e questo è anche curioso. Noi veniamo in questa parrocchia da quando siamo nati, adesso facciamo la CR. E quindi praticamente facciamo fare un sacco di giochi ai bambini, e questo viene molto bene perché abbiamo un sacco di spazio, abbiamo questo campetto in cui siamo, abbiamo tutto il viale e un sacco di spazi su vari livelli. Però questo può anche essere un problema per le persone un po' più anziane o magari con passeggini, perché appunto ci sono un sacco di scale. Anche come spazi interni abbiamo poi tre grandi saloni dove possiamo fare un sacco di giochi, tutte le varie attività come il catechismo o altre. Questo campetto e questa chiesa è stata interamente costruita dalle persone che vivono qua intorno e i fedeli, e tipo questo campetto è stato costruito da
un signore completamente da solo e se l'ha tirato su. Lo spazio dove è stata costruita la chiesa era di proprietà di un fedele che abita qua sopra. Questo però ha portato ad essere una posizione un po', diciamo, scomoda appunto su un pendio, però è anche favorevole perché è una zona di collegamento tra Corso Europa e Via Tanini. Richiama un pochettino l'architettura giapponese, quindi probabilmente chi è interessato a conoscere la cultura giapponese già trova una piccola risposta in questo aspetto. A vedere questo museo? Perché volevo vedere qualcosa da vedere a Genova e... Ma orientale, la parte orientale è sempre bello interessante, ci stanno bene, nemmeno ci aspettavamo tutto il giardino così, ha visto quando ero qua su Google, semplicemente la foto del museo e basta, invece è stata anche una gioia molto più grande. Quindi anche la struttura vi ha invogliato un minimo. Sì, infatti, ora entriamo. Invece. Cioè, mostra parere così, come struttura proprio del museo. È un po' troppo fredda, forse. Fredda, però... Mm-hmm. Grazie. Anzi, noi pensavamo che stava chiuso. Sì. È perché sono passato qua davanti. L'ingresso non è neanche così tanto... Esatto. Visibile. Ok. Va bene. Allora, direi... A posto, grazie ragazzi. Sì,
sì, accogliente, anche perché poi è vero, ci sono queste scale, sono un po' ripide, si arrampicano un po', però dà anche l'idea di un ambiente unico in cui poi di fatto si vive l'esperienza, si vive questo tuffo in questo mondo che ormai non è più lontano, ma comunque sempre molto diverso dal nostro, in maniera abbastanza totale, cioè non si ha l'idea delle stanze, dei corridoi, è un tutt'uno, e quindi questo effettivamente dà l'impressione di entrare. Di sotto c'è un sacco di luce ovunque e all'ultimo piano è completamente buio. Ci sono la metà dei faretti e non si vede assolutamente niente. Poi i piani, invece che essere dritti, sono tutti curvi. Di qua che non ci siano gli ascensori che consentano l'accesso anche a chi ha problemi motori, semplicemente. Le famose barriere che vi parlo, una cosa che chiaramente oggi ci richiede, verrebbe risolta in maniera diversa, però il museo è molto bello ed è molto bello il rapporto interno-esterno, grazie a questa città che si continua a godere attraverso questa meravigliosa vista e affaccio. Se mando insieme un po' di più e invece un po' più pulito non le dà fastidio la presenza di un graffito, no, diciamo, non è una cosa così invadente come una struttura normalissima, non è, sì, vabbè, è un cazzotto in un occhio, tutti i palazzi bassi, questa cosa di 20 piani, però quindi non sono molte persone che frequentano il palco qui davanti, no, fondamentalmente siamo giusto la gente con i cani. Pomeriggio ci sta qualche famiglia di ecuadoriani che viene a portare i bambini con le bici, qualche studente, qualche gruppo di immigrati che viene qui a passare il tempo.
Perfetto. Allora, io sono qua da 4 anni. Come clientela, sì, ho un po' di matitone, motorizzazione civile, Ministero della Salute, studenti e gente della zona. E il problema della zona è un po' la sicurezza, per il resto. Sono molto legato al matitone per la questione degli uffici, quindi orari di ufficio. Quel corridoio verde, signora, prenda gli ultimi ascensori e va al secondo piano. Esatto, le ha messo. Guarda, una volta la cosa più brutta che mi è successa è una volta trovata una persona che era morta nelle scale, no, non qua, dalla fila da garage. Sono responsabile qua dell'ufficio risorse strumentali, gestiamo le risorse strumentali. Il matitone è una struttura studiata per gente che lavorava negli open space, cose che magari funzionavano in America 30 anni fa. Per gli uffici del comune non sono adatti. La struttura funziona per la buona volontà dei dipendenti. E poi in questi 18 anni piano piano sono state fatte delle chiusure. Sono stati aggiunti dopo? Sì, praticamente c'erano 4 uffici su ogni piano, c'erano 4 uffici chiusi, poi c'erano l'anello centrale con quelli che chiamiamo gli acquari, cioè con degli uffici chiusi, con dei vetri, e prendevano luce qua dall'esterno, ma erano molto all'interno. Chiudendo tutti questi spazi, e se girate ancora vedete, ci sono spazi un po' più aperti che sono rimasti con le pareti basse, spazi più chiusi, ma tutto questo ha creato scompenso poi all'impianto di riscaldamento e all'impianto di condizionamento.
presso le piscine Sciorba, possiamo incominciare a parlare delle potenzialità di questo impianto costruito intorno alle Colombiadi. Ancora ad oggi rimane uno degli impianti più importanti del nord Italia perché è costituito principalmente da due vasche a 50 metri, esattamente per una quantità di metri cubi pari a 2100 metri cubi questa e altri 2100 metri cubi l'altro. Servita da una vasca estiva per i bambini con scivolo e da una vasca sotterranea per i bambini che sono due corsie. L'ulteriore particolarità di questa piscina è il fatto che il tetto, a canocchiale è totalmente semovente, come potete vedere, è una struttura che ci permette di portare verso la parete nord e impacchettare totalmente il tetto per avere nella stagione estiva un'apertura quasi totale della vasca. Possiamo andare avanti e notare tutta questa vetrata che separa l'aria gradinata dall'aria vasca, le paratie, dette anche paratie mobili, si impacchettano in un unico modulo per fare in modo che i visitatori, gli spettatori possano avere la visuale totale dell'impianto. È stata concepita per poter essere impacchettata sostanzialmente durante la settimana per poter poi creare attività in uno spazio in metri quadri piuttosto grande. In questo caso lo spazio viene utilizzato per l'area fitness, ma in origine era stato utilizzato come palestra prenatatoria per gli atleti. Tenuta su una struttura rigida, ma se noi spegniamo il motore principale che ha d'aria, il pallone si adagia. Ovviamente in questo caso la struttura è stata fatta per evitare questo, mettendo un motore d'emergenza, e soprattutto nel caso non dovesse partire manco un motore d'emergenza, il pallone lentamente si adagia su questi cavi di sicurezza. Queste strutture di metallo, oltre ad avere una linea elettrica per illuminare quando necessita, servono anche per creare una zona di passaggio nel caso in cui il pallone. It's the first time that you come to Genova? No, I was when I was a child, I was here with my parents.
odds on this museum, but no. What do you think about this place? Okay, I really like the museum in the Aquarium. When I was here as a child, it seemed so big. And now I return, and yeah, it seems a bit smaller. But it's very impressive. But I haven't seen a lot, just the Moraines and the Monarchy. Che è un posto bellissimo dove c'è sia la possibilità di conoscere i pesci che non si vedono, ma c'è anche questa parte interattiva dove il bambino viene chiesto a loro di pensare, di vedere, di aprire gli occhi, di farsi dei pensieri su diverse problematiche, domande che si pongono. Una bella esperienza soprattutto per i bambini, riuscire anche a interagire con i pesci toccandoli, comunque vedendo il posto da vicino. Assolutamente, specialmente per noi gente di montagna, che il mare ci fa un po' impressione, non è proprio, non ci sentiamo proprio bene. Vedono dire così toccare un pesce, di fatto gli hanno messo la mano ma l'hanno ritirata subito perché insomma non si sa che cosa hanno in bocca questi pesci. È bello poter sperimentare, vivere e anche avvicinarsi così penso al mare, al mondo sotto acqua. Qual è il suo ruolo all'interno della struttura? Io lavoro all'ufficio tecnico, mi occupo di nuovi progetti, di nuove vasche, nuovi impianti. E, ad esempio, trova che ci sia un buon rapporto tra l'acquario e l'ambiente esterno? O... L'acquario di Genova è un acquario un po' particolare, è nato da una necessità di doverlo fare lungo un molo, quindi è un acquario molto lungo e stretto e al contrario magari di tanti altri acquari che hanno una forma più circolare o quadrata, quindi ha ovviamente delle particolarità. Una di queste appunto è la forma che ci obbliga a fare tanto, tanto cammino. La cosa che noi diciamo sempre quando ci chiedono se siamo più grandi d'Europa eccetera, del mondo, diciamo non lo sappiamo, ma siamo sicuramente più lunghi. Parlando ad esempio anche della struttura in sé, sì. Avete trovato, ad esempio, riscontrato problemi nel senso magari avere un luogo che non si sa come utilizzare piuttosto che mancanza di un luogo? Sempre la mancanza, gli spazi non sono mai abbastanza, soprattutto un acquario che ormai ha 26 anni e che quindi ha accumulato tanto materiale, tante cose. E quindi soprattutto per esempio i magazzini sono sempre una carenza. Ed è fatto dalla ristrutturazione, se c'è. Ah sì, è vero. Se non sbaglio, è stato ristrutturato 2 volte negli ultimi 10 anni. Ampliato 2 volte. 2 volte. E appunto per questa carenza di spazi. No, gli ampliamenti vengono fatti per diciamo rinnovare il prodotto. Un tot d'anni per invogliare la gente a ritornare a visitarlo, vengono fatti questi appuntamenti. Noi abbiamo fatto uno nel 98, che è la nave Italia, e uno nel 2013, che è per le città ci registriamo adesso. Ok. E per l'ampliamento avete dovuto richiedere a Renzo Piano oppure? Assolutamente sì, e questo ampliamento appunto, dove ci troviamo, il padiglione Cetacee, è stato progettato proprio da Renzo Piano, che ovviamente ha continuato la sua opera dell'acquario. Lasciano su nel guardaroba gli abiti, non capiscono di essere già usciti, sono magari appunto con 3 gradi fuori in maglietta. No, noi qua come negozio ci troviamo bene, le problematiche sono quelle che ci circondano, nel senso che questo un tempo era un'area, era un fiore all'occhiello, invece adesso è lasciato un po' in balia di se stesso perché appunto abbiamo tanti problemi con gli ambulanti, con i barboni. Simon, I
been all around the globe trying to protect your soul.